Professor Volpe, oggi Vieste ha dimostrato che si può andare benissimo oltre il mare. Assolutamente sì, Vieste sta dando un segnale importante perché la più grande realtà turistica della Puglia sta dimostrando che si può fare un turismo diverso, un turismo più colto, che non significa un turismo di elite, ma un turismo fatto di conoscenza, fatto di esperienza completa, di inserimento, pure per un periodo breve, quale è quello di una visita, abbiamo un inserimento pieno nella storia, nelle tradizioni, nelle culture di un territorio così ricco di storia. E quindi attraverso il libro possibile possiamo dire che può diventare anche un attrattore turistico dal punto di vista culturale. Certamente, perché penso che Vieste, come anche altre realtà, siano un libro da sfogliare. La cosa interessante è la stratificazione e noi partiamo dall'ultima pagina, che è quella recente, e facciamo una lettura a ritroso, no? Non come normale lettura di un libro. Noi partiamo dalla pagina finale, dalla Vieste di oggi, e andiamo all'indietro, fino alla Vieste, per esempio, delle miniere di Selce, oppure del santuario di Venere Sosandra, oppure delle catacombe della Salata. Ecco, a proposito, come sono andati gli scavi, quali sono i risultati? Sono andati molto bene, sono stati brevi perché quest'anno abbiamo avuto problemi ad organizzare una campagna di scavi, conto di tornare il prossimo anno per una campagna ben più lunga, ma i pochi giorni a disposizione hanno dato risultati straordinari perché abbiamo scavato nella grotta trovando una serie di tracce importanti delle varie trasformazioni, abbiamo scavato al di fuori della grotta dove abbiamo potuto individuare una serie di elementi che ci dimostrano che non c'era solo la grotta santuario, ma c'era un abitato intorno, c'era un sistema organizzato intorno al santuario. Come ipotizzavo, però è chiaro che fino a che non c'è lo scavo che ti conferma, resta solo un'ipotesi. Oggi abbiamo dei dati in più, ma c'è ancora molto da scoprire. Qualcuno vuol mettere le mani sull'isolotto di Santa Eufemia per realizzare un resort per ultra ricchi? È il caso di dire giù le mani da Santa Eufemia. Giù le mani da Santa Eufemia, che è un patrimonio di Vieste, del Gargano e di tutti coloro che vogliono conoscere questo pezzo di paesaggio, di territorio. Io mi auguro che non solo la grotta sia resa fruibile, ora stiamo creando un sistema di visita virtuale, però è molto più bella la visita reale che la visita virtuale. E soprattutto che il faro possa diventare un museo della storia dell'Adriatico, dell'archeologia dell'Adriatico, che racconti la storia della navigazione micenea, della navigazione più antica, fino alla navigazione contemporanea. E credo che ci siano tutte le condizioni per farlo.